Ciao, sono Marco Gamuzza, maestro della scuola Shintao e oggi vediamo un video relativo agli stili interni come il Tai Chi Chuan e Li Chuan. In realtà quello che vedremo adesso è un concetto che dovrebbe essere presente in tutti gli stili interni. In altri video vi ho mostrato come eseguire correttamente la pratica dello Zanzhuang, quindi la posizione del palo eretto, detto anche posizione dell'albero. Chiaramente in questa posizione si può andare avanti tantissimo nelle spiegazioni, proprio perché all'interno di questo apparentemente semplice esercizio c'è dietro un mondo. Vediamo adesso quello che in cinese viene chiamato Liu Fang, quindi le sei direzioni. Le sei direzioni sono sei modi per essere presente in ogni mia direzione, quindi avere un vettore di forza sempre attivo, avanti, indietro, di lato, destra, sinistra, in alto e in basso. E appunto con lo Zanzhuang, questo nel liceo si chiama Huyan Zhuang, quindi posizione perfettamente sferica, andiamo appunto a comprendere, a concepire come essere sempre attivi in ogni direzione. Successivamente è necessario che queste sei direzioni si evolvono, quindi non più avendo delle linee preferenziali di forza, ma in ogni micro punto, quindi perfettamente una condizione sferica, quindi sarò pieno di lato ma anche in diagonale, in alto ma anche in diagonale, quindi in ogni mia parte, e muovermi con Shenfa. Lo Shenfa è il movimento raffinato di cui tanto si parla, soprattutto negli stili interni, come il Tai Chi, lo Xing Yi, il Pakua, Li Chuan e così via. Principalmente diciamo nel Kung Fu interno. Nel Li Chuan si passa poi da questa posizione alla posizione chiamata Mao Dun Zhuang, quindi posizione di scudo e lancia. È una pratica statica, finalizzata maggiormente al combattimento. Perché questo? Perché abbiamo già una posizione che ci dà una spinta intenzionale a quello che è poi la prestazione del combattimento. Quindi una guardia, l'idea di spingere in avanti ma anche indietro. Attenzione perché quando si assume una posizione la quale è configurata per darci una direzione fisica si può trarre in inganno di avere solo due direzioni privilegiate, quindi avanti e indietro. Mentre qui dobbiamo mantenere una spinta di forza, quindi di presenza, non solo avanti e indietro, che è corretto, ma anche di lato, quindi sarò pieno da questa parte che da quest'altra parte, così come in alto, così come in basso. Pertanto, quando a volte si dice quel tipo di attacco è vuoto, non vuol dire che non c'è forza nella direzione in cui sta andando, ma vuol dire che ha soltanto una direzione di forza. Quindi se per esempio eseguiamo un movimento di attacco di palmo, la mia forza sarà sicuramente davanti a me, ma sarà anche di lato, in alto e in basso. Sarà come una sfera che andrà a colpire, senza perdere la sua composizione di forza. Una volta compreso questo concetto, questo principio, che sarò presente in ogni mia parte, sarà poi spontaneo avere una forza elastica per potermi spostare dove preferisco. Diversamente, se andrò a sedermi o se andrò a privilegiare soltanto pochi punti di forza, dovrò ogni volta organizzare il mio corpo e la mia mente affinché possa manifestare un movimento. Quindi molto importante le sei direzioni che devono essere sempre attive. Okay? Questo anche nel Tai Chi, lo vediamo per esempio nel classico movimento iniziale della maggior parte delle forme, quando facciamo Chi Shi, la mia spinta non sarà soltanto verso l'alto, ma sarà in tutte le sei direzioni, quindi si parte dalle sei direzioni, quindi sarà in alto, ma sarà anche di lato, senza chiaramente andare a spingere, sarà in basso, sarà in avanti, sarà indietro, ok?
Infatti nel Tai Chi questo movimento viene chiamato Qi Shi, dare via al movimento inteso come dare via proprio alla forza interna. Pertanto prima di eseguire un movimento o una forma che sia di Kung Fu, di Tai Chi o qualche movimento di Yi Quan, se non siete sicuri di essere ben connessi e di aver armonizzato la parte interna con quella esterna, ritornate nello Zanzhuang per riconfermare, per ridestare questa connessione che deve sempre essere presente. Questo è proprio il cuore degli stili interni, spesso, molto spesso, molto trascurato. Per poi posso, una volta che sento le direzioni di forze che sono ben attive, sento questa sfericità, questa forza piena che in cinese si chiama Paoman, allora posso poi iniziare a eseguire i movimenti, quindi metto in circolo questo tipo di energia.